Buongiorno a tutti, intanto inizio ringraziando la Toscana che ha lavorato compatta a questi documenti, ha seguito tutto il percorso del congresso e che oggi mi ha delegato a fare questo intervento. Ringrazio Pino per la sua esaustiva e meravigliosa relazione di apertura del congresso che credo sottolinei tutte le potenzialità che come categoria professionale abbiamo e mi piacerebbe che i quasi 3.000 iscritti che hanno partecipato ai lavori del congresso in questa sala e quelli che hanno seguito in streaming diventassero ambasciatori di queste 3 giornate nella società civile e nella politica di ogni più piccolo territorio, perché anche di questo a livello comunicativo abbiamo bisogno. Il nostro intervento è una lettura del passaggio sul paesaggio bene comune. Bisogna rivolgere l'attenzione verso alcuni aspetti fondamentali. Recuperare il significato profondo dell'allocazione beni culturali come proposto nel lontano 1967. Attribuire al bene una testimonianza materiale avente valore di civiltà. Una visione che muove verso un'azione di tutela di tipo dinamico in contrapposizione alla visione statica ed estetizzante di bellezza. Questa chiave di lettura ampia e dinamica consente di abbracciare, in sintesi mai efficacemente risolta, non solo le cose d'arte e i beni architettonici, ma anche i beni paesaggistici. Dinamismo che non trova mai effettivo riscontro nel diritto positivo, nella giurisprudenza, ma neppure nella realtà professionale. Il legislatore e di conseguenza gli enti pubblici e gli addetti ai lavori hanno sempre distinto paesaggio e beni culturali. L'idea unitaria ed al contempo dinamica trova il suo effettivo riscontro nel codice in una sintesi verbale mai efficacemente condivisa, l'articolo 2 del decreto legislativo 42. 2004 introduce il concetto di patrimonio culturale. È da questa definizione che è opportuno ripartire per operare semplificazioni di concetto e di procedure, definizioni e strategie operative e legislative. È da questa visione che deve partire il processo di alta formazione specialistica per riformare anche le commissioni del paesaggio con una ridefinizione delle specifiche competenze, perché chiamate a dare risposta a problemi complessi del patrimonio culturale nel suo intero. Operare per dare effettivo riscontro al dinamismo che giace in seno all'idea di salvaguardia, tutela e valorizzazione. Sono due momenti inscindibili in un unico processo di salvaguardia del patrimonio culturale e trasmissione dei suoi valori alle generazioni future, in virtù della riforma del titolo V della Costituzione operata con la legge costituzionale numero 3 del 2001. Esistono due poli, quello della tutela e quello della valorizzazione. Così ad oggi la tutela dei beni culturali è materia esclusiva dello Stato e reca in sé l'idea di conservazione, ma la valorizzazione e la promozione delle attività culturali sono materie concorrenti, esprimono il dinamismo della nostra società e recano il loro senso profondo di fruizione. Mezzo di cultura del patrimonio culturale. Dunque, tutela e valorizzazione sono percepite e attribuite ad una combinazione di competenze, dal momento che il codice dovrebbe esaurire al suo interno tutta la disciplina che tratta tutti i principi di valorizzazione, dovrebbero essere contenuti al suo interno. C'è da chiedersi quanto ad oggi la nozione di valorizzazione sia chiaramente definita dal codice nei vari articoli dedicati e quanto questi principi. Infine, occorre definire il rapporto con le iniziative private facendo leva sul principio di sussidiarietà che, tra l'altro, più volte oggi è stato espresso, promosso con la riforma costituzionale già citata. Sebbene le azioni private siano spesso ascritte alla logica del mercato, possono, sebbene inquadrate, generare circoli virtuosi a favore di valorizzazione stessa, fruizione, turismo ed economia. Il ruolo del privato potrebbe trovare nuova linfa nell'esercizio di una funzione pubblica e l'architetto dovrebbe esserne l'interprete. Ci sono 6 punti di proposta che leggerò velocemente. Dare effettivo riscontro a livello normativo e procedurale del codice dei beni culturali e del paesaggio,
come patrimonio culturale. Definire a scala regionale la nozione di tutela e valorizzazione nell'ottica della cooperazione e dialogo a vantaggio dell'interesse collettivo. Focalizzare e regolamentare il possibile esercizio di una funzione pubblica da parte del privato quale possibile portatore di interesse pubblico. Individuazione dei presupposti culturali dettati da esigenze vitali e non ai fini speculativi per fare decollare i processi di rigenerazione urbana. Superare la contrapposizione tra tradizione ed innovazione per la riqualificazione dell'architettura e dei sistemi insediativi. Avere certezza degli atti amministrativi per favorire la programmazione di interventi pubblici o privati a favore del bene comune. Grazie.